ci sono lievi escoriazioni, c'è un polso rotto, niente di grave, insomma. Quindi molti controlli sono stati fatti di routine, altri controlli sono stati fatti proprio precauzionali. E ripeto, fortunatamente abbiamo una persona sola ricoverata in ospedale, che di per sé è una cosa negativa, però poteva andare molto peggio. Così, all'indomani della tragedia alla base NATO di Albacete, in Spagna, il colonnello D'Andrea, comandante del 51° Stormo. Nell'incidente di volo avvenuto ieri pomeriggio durante un'esercitazione, coinvolti anche due AMX di Istrana. Sono stati coinvolti due velivoli dello stormo e diciamo che l'area in questo momento è ancora interdetta, per cui abbiamo una piccola evidenza che uno dei due velivoli è stato coinvolto, mentre per l'altro non riusciamo a fare ancora una valutazione in questo momento. Fortunatamente il personale che stava lavorando intorno al velivolo, fatta eccezione per la persona ricoverata in ospedale, non ha avuto conseguenze. Dei 30 uomini del distaccamento trevigiano, una decina sono stati visitati in infermeria. Le condizioni più gravi sono quelle del maresciallo Giuseppe Romata, specialista del terzo reparto manutenzione di Treviso. I danni ai velivoli sono invece ancora da verificare. In questo momento non riusciamo ad avvicinarci ai velivoli perché l'area è ancora interdetta per le investigazioni che sono in corso. Abbiamo una foto presa da lontano e effettivamente il velivolo non sembra in buone condizioni, ma è solamente un assessment fatto così, molto superficiale.